benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti, bentornati amici, qui è Karma Rosso. Siamo pronti con la lettura delle energie della luna per questa luna che va dal 23 di novembre al 22 di dicembre 2022 ovviamente. Faccio la stesa iniziale, quella dell'energia generale, in maniera un po' diversa dal solito. Questo lo dico non perché cambi, voglio dire, il risultato, ma perché so che molti... Oh, ho rovinato la luce. Che molti sono interessati alla maniera in cui faccio le stese. Oggi sono creativa, per cui mi sento di farla in maniera diversa dal solito. Allora, questo lo teniamo qui per l'energia centrale. Che tipo di energia rappresenta questa luna? Che tipo di energia rappresenta questa luna? Ma poteva esserci una fatalità, più fatalità di questa? Mamma mia. Chi soffre di dipendenza è il mentore. Sappiamo che quando, quelli che nella vita si sono trovati ad avere a che fare con questo tipo di tematica, cioè dipendenze come di solito da alcol, da droga e gruppi di sostegno, di solito nei gruppi di sostegno chi entra a far parte di questi gruppi ha una persona più anziana, non per età ma per esperienza, che fa appunto da mentore, cerca di accompagnare la persona nell'uscire da queste sue zone d'ombra. Lo aiuta a tener duro, lo aiuta a capirsi meglio, per cui è una figura molto importante, la figura di chi già c'è passato prima. E intanto questa luna parte da questo. Che tipo di energie vuole togliere di mezzo? La miseria e il cattone. Che tipo di energie cerca invece di manifestare? Il Don Giovanni. E come integrare al meglio queste energie della luna. Abbiamo l'alchimista. Ripetiamo il procedimento. Allora, che tipo di energia è questa luna? Che energia ha questa luna? Questa luna. Beh, magari una alla volta non sarebbe male. Che tipo di energia ha questa luna? Eccola lì. Beh, mettiamola anche più su, tanto anche se c'è la luce che dà fastidio, sono io che leggo, voglio dire. Dopodiché, che tipo di energia cerca di togliere di mezzo e quale cerca di manifestare? Ok. E come integrare al meglio, è proprio questa energia. Va bene. Dunque, allora abbiamo una luna che sicuramente ci parla di quelli che possono essere gli aspetti più, non voglio neanche dire nascosti, più ancorati sul fondo del nostro strato emotivo, e quindi ci dà la possibilità di andare alla ricerca delle vere motivazioni.
del nostro malessere. Motivazioni che, voglio dire, non hanno a che fare con la storia che io ho vissuto, che ha generato quella ferita in me. Perché in realtà quello che genera una ferita non è in sé l'evento che capita nella mia vita, ma è la percezione che io ho del mio stesso essere che va attraverso quell'esperienza, che passa questa esperienza. E se mi sento debole, se mi sento stupido, se ho forti paure, se qualcosa è già successo, voglio dire che mi va a confermare che effettivamente io potrei avere delle difficoltà in quell'ambito, allora io già affronto varie situazioni della vita con un senso di disagio. E questo diventa con il tempo, come possiamo dire, un aspetto così presente in maniera costante nella profondità del mio essere, che comincio a pensare, o meglio a credere, che effettivamente quella sia la mia personalità, quello sia il mio destino e non ci sia modo di trovare soluzione. Per cui magari mi trascino nella vita pensando che dovrò per sempre soffrire o una certa malattia, o considerarmi sempre quello meno furbo, o stare sempre attento perché mi devo difendere, perché il mondo è fatto di persone cattive. Dipende, ognuno, voglio dire, racconta nel profondo a sé quello che, secondo un senso di difesa ancestrale, viene considerato sicuro, viene considerato importante, intelligente, saggio. Ripeto, ognuno è un vaso di Pandora a sé stante. Questa luna ci porta nelle profondità, ci porta a scavare in ogni anfratto della nostra interiorità e probabilmente ci fa vedere che, insomma, tutti i nostri attributi ombra, ovvero tutti quegli insieme di comportamenti più o meno consci che di solito assumiamo, magari hanno bisogno di una rispolverata, magari possono essere guariti in questo momento e magari non sono così ancorati nel profondo, ma semplicemente con il tempo si sono depositati sul fondo. Per cui cominciamo, per esempio, a osservare a che cosa ci consideriamo assolutamente connessi e ci percepiamo come indissolubilmente legati per sempre dentro di noi. Per esempio, se nel mio sistema familiare io sono stata per tutta la mia vita il bambino più piccolo, il carino, il bambolotto, quello che fa sempre le cose carine, belle e giuste, crescendo potrei portare avanti questo tipo di ruolo nella mia vita. E allora a un certo punto quel ruolo diventa la mia droga, diventa non solo un rifugio, ovvero evito di affrontare la vita con paura e con rigore, perché tanto basta che io soddisfi quel ruolo e sono apparentemente al sicuro, cioè niente di imprevisto può capitarmi. Sono illusioni, ovviamente, queste dell'ego. Ma addirittura comincio a diventare dipendente, cioè nel momento in cui non riesco a suscitare, per esempio, nei rapporti umani attraverso il lavoro o l'amore o le amicizie, quella stessa sensazione di essere effettivamente al centro di quel ruolo, cioè di giocarlo a pieno, allora ne vado alla ricerca, devo cercare di manifestare quel ruolo, altrimenti non mi riconosco più, non so più chi sono. È come se io fossi un attore in cerca continuamente del solito ruolo da interpretare, però poi magari mi lamentassi perché non mi danno mai altri ruoli. Quindi c'è una parte di noi che è dipendente, drogata, diciamo, da sua fatta, ecco, da certe costanti che non riconosciamo più come distinte da noi, ma interpretiamo che siano ormai una parte di noi, e questo magari ci fa vedere anche come problematici. Quindi potrebbe essere questa la luna giusta per incontrare o per cominciare ad aprire in noi la possibilità che ci sia qualcuno che ci può fare da mentore, che ci può aiutare nella conoscenza della nostra intimità, che ci può aiutare perché magari ha già vissuto certe esperienze, che ci può dare una dritta o che ci può fare da sponda. Insomma, qualcuno che abbia l'abilità di prendersi la responsabilità e aiutarci ad acquisire strumenti per imparare qualcosa di più di noi, fino a che riusciamo a liberarci da questo bisogno di dipendere da qualcosa, no? Da queste idee, da queste strutture dentro di noi. Quindi siamo alla ricerca di qualcuno che ci porti saggezza, qualcuno che ci porti un carattere forte, una personalità d'esempio,
qualcuno che anche semplicemente mostrandoci come è stata la sua vita sia in grado di darci una bella fonte di ispirazione, non solo a fare meglio della nostra, ma a capire che dopo tutto ogni esperienza probabilmente ha il suo perché, ha le sue origini, ha i suoi andamenti e ha probabilmente una sua direzione. Allora questo magari lo troviamo cercando di fare attivamente un percorso di crescita personale, oppure incontriamo una persona che effettivamente anche con una semplice parola, una semplice frase, uno scambio di opinioni ci può aiutare senza saperlo. Possiamo anche ricongiungerci, mi viene da dire, a qualcuno che potrebbe essere un antenato che ancora esiste, voglio dire che è ancora in vita, o un antenato sul piano spirituale. Dipende, ok? Dipende, perché poi non siamo fatti solo di emozioni, di pensieri, ma siamo fatti di spiritualità, di un corpo, quindi ci può stare un po' tutto questo discorso. Quello che effettivamente questa luna ci permette di togliere di mezzo, volendo, lavorandoci, voglio dire, è la tendenza a nascondere con l'aspetto materiale della nostra vita i buchi, li voglio chiamare così perché di questo si tratta, che abbiamo nella parte emotiva, cioè ci fa ricorrere alla necessità di scoprire e di guardare in faccia senza dubbi il fatto che probabilmente abbiamo tappezzato di poster con belle figure dipinte sopra i buchi che ci sono sulle mura della nostra intimità. Quindi potrebbe essere un po' traumatico, insomma, renderci conto di che cosa abbiamo fatto o del perché l'abbiamo fatto, o magari anche proprio del fatto che lo abbiamo fatto senza rendercene conto. Per cui io credo che più di qualcuno cercherà di trasmutare, di alchemizzare, si dice, queste percepite povertà della propria interiorità e renderle qualcosa invece di assolutamente prezioso, di qualcosa che effettivamente rappresenta il nostro tesoro personale, che va custodito e magari va anche condiviso poi in una certa misura. E quindi la luna ci porta nella direzione di riuscire a vedere in noi quelle qualità che non sono solo il frutto di disagi e disperazioni che abbiamo vissuto, ma che sono effettivamente delle nuove abilità che noi abbiamo acquisito. Quindi questa luna prima ci mette in faccia la verità, poi ci mostra la via e magari ci aiuta con qualche mentore, dopodiché ci dice: guarda che questa energia si può trasmutare. Nel momento in cui dai la giusta attenzione alla tua interiorità, tutto quello che hai vissuto può diventare un fiore all'occhiello, può essere fonte di attrazione per te stesso, verso te stesso, e attrazione che gli altri vivono nei tuoi confronti. Quindi veramente qui non dico che vi dovete aspettare chissà quale cambiamento tangibile da subito, però la vostra interiorità vi dà la possibilità con questa luna di darvi, mi viene proprio da dirlo così, di darvi quello che avete sentito vi è mancato fino adesso, ok? Quindi effettivamente come integrare questa cosa? L'alchimista, che è l'immagine che viene usata qui per assumere il consiglio, è chi trasforma tutto quello che possiede e che reputa che sia vecchio o obsoleto, lo trasmuta, lo riesce a reintegrare nella propria esperienza e quindi ne fa qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo non è semplicemente nuovo nella forma, ma è nella sostanza. Quindi probabilmente con questa luna il suggerimento caldo è quello di provare almeno a scoprire ed affidarvi poi in seguito al potere che ogni essere umano ha dentro di sé, quindi ce l'avete anche voi, che è quello del cercare di usare la vostra parte spirituale, perché tutti ne abbiamo una, o almeno se siete su questo canale di sicuro, e quindi usare quell'energia non solo per fare la classica meditazione e sentirmi più importante degli altri perché parlo con, che ne so, Michele, ok? O parlo con Buddha o chi che sia, ma ci fa capire che la nostra parte spirituale è fatta di materia preziosa perché è l'essenza di chi siamo, non perché ci può portare a fare chissà che cosa o a distinguerci dagli altri. È proprio un viaggio all'interno questo. Quindi quell'equilibrio che cercavate per forza torna,
perché se accettate i suggerimenti energetici di questa luna, lo andate a cercare nel posto giusto. Per cui c'è grande guarigione qui che sta per avvenire, assolutamente. E avviene se accettiamo che le cose possano arrivare in forma o attraverso canali e situazioni che generalmente non accetteremmo o screditeremo dall'inizio o magari penseremmo che non sono abbastanza. Ecco, rimanete aperti ai suggerimenti che in generale la vita può darvi. Questa è la vera maniera di focalizzare su noi stessi ed è la vera maniera di essere intraprendenti. Tutto il resto potrebbe essere esagerato, ovvero potrebbe essere che sulla spinta di tutto questo entusiasmo, dopo che magari vi ho fatto questa lettura, vi proiettate verso l'esterno alla ricerca sfegatata di un suggerimento o di una fonte di ispirazione. No, qui il suggerimento viene dall'interno, l'ispirazione viene dall'interno. Nel momento in cui aprite i cancelli della vostra interiorità, la possibilità che ci sia bisogno di fare del lavoro, le cose che sono utili per questo lavoro, siano persone, situazioni, denaro, quello che è, probabilmente cominciano ad arrivare. E questa è l'unica vera forma di sostegno e di copertura, tappezzatura, buchi che veramente stavate cercando. Quindi qui veramente stiamo cercando guarigione, ma nella maniera proprio più profonda, ragazzi, e ritorno a un senso di fiducia, io credo, verso la vita e verso noi stessi. Non è cosa da poco, soprattutto se consideriamo che almeno l'inizio, no, dovrebbe avvenire nell'arco di 28 giorni, che è il ciclo lunare. Insomma, non è poco, voglio dire, a livello proprio di tempistica. Mamma mia, è una bella quantità di roba da realizzare e cominciare a mettere in atto. Per cui siate anche, voglio dire, compassionevoli verso voi stessi. Bene, detto questo, io adesso vado a vedere segno per segno come le energie di questa luna vanno a influenzarvi, ok? Quindi ascoltate il vostro segno o quello di chi vi interessa. Comincio. E cominciamo dunque con l'Ariete. Ariete. Come va con questa luna? Come sono le energie per l'Ariete dal 23 di novembre al 22 di dicembre? L'Ariete. Come sono le energie di questa luna dal 23 di novembre al 22 di dicembre? Allora, sappiamo che generalmente l'Ariete, per quanto riguarda l'aspetto astrologico, viene descritto come il segno di chi, essendo fuoco, è per natura impulsivo. In particolare l'Ariete è di solito visto come il cavaliere ferito che poi, se riesce a superare le proprie ferite, va nel mondo a portare la parola, ovvero a distribuire la conoscenza che lui stesso ha acquisito per aiutare gli altri a superare i propri problemi. Per fare questo è necessario che l'Ariete, non voglio dire perda, ma riesca ad ammorbidire alcuni spigoli caratteristici della propria propensione naturale. Non significa snaturarsi, ma significa, insomma, mettere saggezza, no? L'azione subitanea non sempre è la cosa migliore da fare. L'azione forte, vigorosa, non sempre è la cosa più utile. Qui l'Ariete, con questa luna, comincia a comprendere di più il valore della differenza che c'è tra l'essere spontanei e l'essere impulsivi. Ecco, è l'essere impulsivi che non va tanto bene, perché, vabbè, ci accorgiamo tutti che di solito porta più a disastri che a risultati, ma non permette di dare giustizia a quella che può essere la verità più nobile magari che abbiamo dentro al cuore. Quindi con questa luna è probabile che più di qualche Ariete si renda conto del perché di solito c'è una reazione veloce o magari esagerata, così come viene percepita dall'esterno, in situazioni anche normali nella vita. Come mai, si chiederà l'Ariete, di solito prendo tutto personalmente o di solito prendo tutto di petto? Non è che magari invece di essere spontaneo sono ferito? Non è che magari sarebbe meglio se io riflettessi di più prima di esporre la mia verità? Non perché sia sbagliata o abbia bisogno di filtri, ma perché la posso esprimere meglio se la esprimo con calma. Questo io credo sia qualcosa di veramente rivoluzionario, perché insomma, vuol dire, l'Ariete non è che
ami molto, io credo che più di qualcuno qui mi sta ascoltando e probabilmente sta dicendo, sì, però, no? La vita, le persone, sì, indubbiamente il mondo è un postaccio, però qui si tratta proprio di masterizzare, diventare proprio il maestro di noi stessi, ritorna quindi un po' la tematica che abbiamo visto in generale su questa luna, e di riuscire a fermarci un attimo e a chiederci se davvero voglio la felicità in questa vita, la serenità. Ci credo che posso raggiungerla o voglio continuare a credere che ormai sono fatto così, la vita è fatta così, gli altri sono fatti così e a me non rimane che reagire sempre nella stessa maniera. Qui siamo alla ricerca di felicità personale, potrebbe essere che più di qualcuno si trovi a guarire problematiche familiari, problematiche per quanto riguarda la propria discendenza e i propri figli e i rapporti che intessiamo nella nostra vita. C'è veramente un livello superiore di saggezza. Questo rappresenta una prima forma di apertura al vostro potere personale, proprio così come lo intendiamo, cioè come saggezza che viene dalla vostra unione piena e totale con il vostro sé, io superiore, come lo volete chiamare. Quindi non è mica una cosa da poco, voglio dire. Ok? C'è una liberazione proprio di quei preconcetti che probabilmente vi facevano reagire sempre nella stessa maniera. Non importa come avviene, ma c'è proprio un attimo di pausa riflessione e questa riflessione pare avvenga con un confronto diretto con voi stessi. Bene. Toro. Il Toro invece come si trova a vivere questa luna? Luna del 23 di novembre. Ok, Toro. Allora il Toro si trova a o cercare un vero mentore in senso fisico o a rendersi conto che il mentore migliore di se stesso è sempre stato lui. E con questo non voglio dire che i Toro sono i migliori nell'universo, ognuno, voglio dire, è un essere umano e farà i suoi errori. Però quello che voglio dire è che il Toro fino ad adesso non si è tanto interessato di fare il mentore a se stesso, si è interessato più che altro di essere una figura stabile nella vita degli altri. Stabile intendo una figura affidabile, non necessariamente qualcuno di sempre presente. Per cui soprattutto magari quelli che si sono trovati nella vita a dare il proprio denaro, il proprio tempo, il proprio impegno, la propria dedizione a una causa più grande, voglio dire, della loro stessa vita, o a un concetto più grande come per esempio quello della famiglia, no? O del lavoro, trovano maniera di rallentare, di equilibrarsi, di dire io non ho bisogno solo di stabilità nella forma ma nella sostanza. Quindi c'è una scoperta della materialità diversa per il Toro qui. Sì, c'è una liberazione veramente da un senso di esaustione, di esagerazione, tante cose che probabilmente gravavano sul sentire del Toro cominciano ad assumere un peso diverso, perché il Toro dice sì, va bene, ci sono tante cose di cui mi devo occupare, di solito magari sono anche bravo con la manualità o col sbrigare queste cose, ma adesso io mi devo prendere il tempo di occuparmi di me stesso, proprio di costruire questa grande opera d'arte che dovrebbe essere la mia vita. Quindi la forza qui diventa da qualcosa che aveva a che fare prima con il carattere, con l'essere un tipo tosto, diventa qualcosa che ha più che altro a che fare con il non mollare l'osso, cioè non mollare la speranza e la voglia di investire su noi stessi e quindi anche di conseguenza il desiderio finalmente di sentirsi sempre con i piedi per terra, perché forse un aspetto di cui non si parla troppo è che il Toro acquisisce le proprie sicurezze con fatica, nel senso che le elabora. Ecco perché è difficile per un Toro cambiare idea dal nulla ed ecco perché è difficile capire all'inizio che cosa pensa un Toro, perché il Toro si prende il tempo di ponderare. Dopodiché, ragazzi, non sto a discutere che lo faccia bene o male, però c'è questo tipo di approccio alla vita. Quindi molto spesso, anche se non lo dà a vedere il Toro, ha attraverso la propria energia mentale ed emotiva modo di vivere mille possibilità. Le testa tutte dentro di sé e questo è un'arma a doppio taglio, perché se da una parte mi può portare saggezza prima della media nelle persone là fuori, mi può dare anche paranoia prima della media di come la sperimentano le persone là fuori, ok? Quindi in questo momento il Toro non è più
con questa luna solo coraggioso per farsi forza, andare avanti e fare la cosa giusta, ma è coraggioso all'interno per davvero, cioè costruisce stabilità. Esatto, stabilità un pezzettino alla volta. Ripeto, 28 giorni non sono abbastanza per diventare un'altra persona, però sono molto più che sufficienti per decidere di migliorarsi. E con questo non voglio dire che ci siano chissà quali, non vedo vizi, non vedo cose problematiche fino a chissà che livello. Parlo più che altro della decisione interiore, silenziosa, mettiamola così, che il Toro probabilmente fa, che è quella di decidere di dedicare a se stesso la pazienza, la tolleranza e la costanza che di solito occupa, dedica, usa per gli altri o per qualcosa di esterno. Ok? Molto bene. E dopo il Toro abbiamo... Dopo il Toro abbiamo i Gemelli. Gemelli, come se la cavano con questa luna dal 23 di novembre, una alla volta, dal 23 di novembre al 22 di dicembre. Il Gemelli si sente veramente fuori ambiente, un pesce fuor d'acqua. Si sente come qualcuno che non... Mamma mia, mi viene proprio questa frase, me la sento in testa, non ho capito niente. Potrebbe essere che rivalutate amicizie, potrebbe essere che rivalutate persone all'interno del vostro nucleo familiare, magari proprio persone amiche che reputavate come famiglia. Mi aspetto quindi che ci sia magari qualche forma di, sì, di delusione, che qualcuno si chieda veramente se ha senso continuare a portare avanti una certa relazione, soprattutto amorosa magari, ma comunque relazioni significative. Vedo qualcuno che magari fa parte di un gruppo più grande, prendere le parti di un gruppo o dell'altro, magari perché c'è stato uno screzio, c'è stato bisogno di ridire su qualche argomento. C'è uno schierarsi, diciamo. E questo schierarsi apparentemente sembra essere riguardo un concetto esterno, ma in realtà riguarda un concetto interiore di voi stessi. Quindi qui sì, ha la parvenza di una sorta di crisi esistenziale, perché mettete in discussione quello che di solito è stato il vostro modo di vedere le cose. E soprattutto il tipo di persone con cui di solito vi siete frequentati, che sia, ripeto, sul lavoro, in amicizia, in amore, non importa, e il tipo di persone che avete costruito come compagni di vita in tutto questo tempo. Quindi non è cosa da poco. Sicuramente se percepite forte la crisi, potrebbe essere utile in questo caso farvi sostenere da qualcuno, quindi cercare, esattamente, qualcuno che sia in grado di aiutarvi a vivere appieno il lutto che effettivamente avviene quando chiudiamo la porta con qualcuno o con qualcosa nella nostra vita, e dobbiamo riuscire a andare avanti sapendo che quella parte della nostra esperienza potrebbe non presentarsi più nella stessa forma, ok? Anzi, vi dirò, tante cose è bene e giusto che non si presentino più né nella stessa sostanza né nella stessa forma. Questo è un percorso di successo, questa è crescita personale, è proprio crescita interiore. Può far male, però insomma siamo su questo piano esistenziale perché effettivamente le cose funzionano così, quindi bisogna dirlo, evidentemente ci va bene fino a un tot, no? È tutto bene quel che finisce bene, anche se nel momento in cui ci siamo dentro non sembra che faccia tanto bene. Perciò sì, siate forti Gemelli, perché potrebbe esserci qualche scossone, ma comunque è assolutamente esatto per darvi delle nuove strutture, per darvi una conoscenza più profonda, non solo del mondo, voglio dire, degli altri, ma vostra proprio, per creare nuovi fondamenti. Quindi vi auguro sicuramente tanta guarigione. E andiamo ora a vedere il Cancro. Segno del Cancro. Dal 23 di novembre al 22 di dicembre.
Allora, situazioni di vario tipo. Non viene specificato che cosa in particolare, però io credo che ci sia una parte di voi che si farà molto viva in maniera molto chiara, e sto parlando proprio di qualcosa che possiamo chiamare ispirazione, che possiamo chiamare mondo onirico, che possiamo chiamare coscienza, ombra, qualunque parte di voi insomma stia in una in un anfratto e fino adesso si sia tenuto nascosto, o magari lo avete incatenato in qualche anfratto delle vostre profondità interiori, e c'è bisogno di dare potere a questa parte. Quindi io mi aspetterei persone qui che dicono, sai che c'è, mi viene proprio da mollare il lavoro e fare qualcos'altro. Persone che decidono di cambiare assolutamente ambiente lavorativo, persone che decidono di farsi un giro per il mondo e prendersi il classico anno sabbatico o qualche mese sabbatico. Inizialmente il sentore sarà quello dell'autodistruzione, per cui non andate fuori di testa e ricordatevi che tutto è bene quel che finisce bene, se almeno l'intenzione era quella di fare del bene a voi stessi, perché qui è il focus, siete voi. Non vi va tanto di cercare aiuto dall'esterno, un po' per mancanza di fiducia, ma qui mi pare che il cancro dica no, sai che c'è, io voglio cominciare a fidarmi di me stesso, quindi ho bisogno di affidarmi alla mia energia creativa, tant'è vero che più di qualcuno si troverà a sperimentare nuove cose, magari anche solo per una settimana, qualche giorno, 15 giorni. Magari qualcuno si iscriverà in palestra e a un corso d'arte contemporaneamente e poi non farà nessuno dei due se non magari una volta sola. Però c'è una forma di movimento. Il consiglio più utile che posso darvi, a parte ovviamente stare attenti alle vostre tasche, date attenzione al perché pensate che intraprendere una nuova strada sia utile per voi, o sia interessante, perché utile forse è un termine fuorviante, ci conduce a pensare che ci deve sempre essere una finalità. No, non c'è la finalità come la intendiamo di solito. Una cosa è utile quando la sua esistenza spiega quale parte di noi ha bisogno di sentirsi soddisfatta. Quindi, quando decidete di provare qualcosa di nuovo, attenzione, chiedetevi, lo sto facendo per noia, perché non riesco a capire e a interpretare quello che sento dentro che è nuovo, o lo sto facendo perché davvero sto cercando il modo più utile per creare un mio linguaggio interiore e comunicare con me stesso meglio. Questa è la differenza che state cercando con questa luna. Perciò, insomma, voglio dire, ci saranno situazioni molto particolari. Poi, tutto quello che è della strada vecchia e non vi appartiene più, sarete in grado di comunicarlo se ci sono altre persone coinvolte e direte, per esempio, non so, questo lavoro non mi interessa più, la nostra relazione non sta andando nella direzione di cui io ho bisogno, e, insomma, farete le vostre scelte, ma il focus qui è nel rapporto con voi stessi, ok? Bene. Dopo il cancro abbiamo il leone. Leone da novembre 2023. Leone novembre 2023. Allora, vedo il leone molto taciturno con questa luna, e lo vedo taciturno tanto che chi ci vive a stretto contatto si potrebbe chiedere, chissà se sta bene, comincio a preoccuparmi. È un leone che non è però imbronciato, arrabbiato o sconfitto, ma è un leone che sta cercando di recuperare dentro di sé quello che serve, che possono essere idee più chiare, possono essere vecchie passioni, possono essere spiegazioni, quindi è comunque in generale un leone che diventa più propenso all'interiorità, più incline al farsi la classica domanda perché, cioè cosa muove per esempio questo mio desiderio,
cosa mi fa davvero paura in questa situazione? Cosa veramente voglio ottenere prima di morire? Non sto dicendo che tutti si metteranno a farsi domande di tipo esistenziale in senso stretto, ma che comunque si renderanno conto, probabilmente verso la fine della luna, che stanno cercando di trovare a modo loro una soluzione, o almeno chiarezza, riguardo ciò che negli ultimi mesi hanno vissuto come crisi interiore. E questo diventerà piuttosto chiaro. E in tutto questo, sì, è probabile che tutto quello che in realtà desiderate sia libertà, sia desiderio di vedere che è possibile, almeno a livello concettuale, almeno a livello teorico, trovare una vita che piace a voi, trovare una forma di relazioni che vi soddisfi, trovare anche cose semplici, una zona in cui andare a costruire la casa e finire lì i vostri giorni. Siete proprio alla ricerca di, ok, mi viene suggerita questa espressione in testa, il gusto della vita, ok? Probabilmente questa espressione vi tornerà utile o vi tornerà in mente, in bocca anche a voi. E vedo un leone proprio che si ritira dalle scene, per cui non vi stupite se non vi viene voglia di essere espansivi come prima, se qualche amicizia vi fa la classica domanda, ma tesoro, tutto bene? Non preoccupatevi, è tutto normale, eh sì. State vigilando all'interno, eh sì. È come prendersi responsabilità delle proprie azioni, non prima che accadano, non dopo, ma al principio, cioè proprio prendersi responsabilità della vera arche, della vera origine di ogni ragione che pensate di avere. Questo è un vero movimento interno, non è facile, soprattutto magari per il leone che di solito preferisce il movimento esterno, però voglio dire, con questa luna, questa è la sorte che tocca a voi ragazzi. Ho visto veramente ogni segno essere in un senso di sfida profonda verso se stesso, per cui tutto è bene quel che finisce bene, ormai sembra essere il motto di questa lettura, di questa luna. Allora, dopo il leone abbiamo la Vergine, il segno della Vergine. Vergine dal 23 di novembre al 22 di dicembre. 23 di novembre al 22 di dicembre. Allora, non vorrei esagerare dicendovi che probabilmente tante cose andranno bene e che già con questa luna troverete soluzione a molti problemi di cuore. Alcuni potrebbero scoprire che effettivamente la persona desiderata ha altri interessi, quindi se la fa o se la vede con qualcun altro. C'è comunque liberazione, è comunque un successo, non viene percepito come una sconfitta. Oppure se non si parla d'amore, può essere che qualcuno scenda a patti con se stesso dopo mesi magari o settimane di angustie interiori e dica: ah, quindi alla fine ho capito che a me questo lavoro non piace, o che a me stare in questa situazione non mi porta da nessuna parte, non mi rende felice. C'è proprio una liberazione da un senso di limbo, di sospensione, di rallentamento. Molti probabilmente avevano assunto il classico atteggiamento di chi cerca di non farsi coinvolgere troppo dalla propria vita e quindi dice: se dovrò capire qualcosa lo capirò, se qualcosa dovrà cambiare cambierà, non è che posso fare i miracoli. Bene, invece vi dico che potrebbe essere che i miracoli li fate proprio con questa luna, perché mi viene da suggerire un'immagine. Avete presente la classica situazione in cui la bella addormentata si risveglia? Ecco, voi vi risvegliate senza bisogno del bacio, cioè proprio sembra un disincanto. Quindi vi dirò, vi vedo progredire anche con una certa capacità di visione dell'insieme di quello che vi sta succedendo. Se poi aspettavate veramente che ci fosse una conferma di essere riconosciuti nel vostro ambiente o di sentire qualcuno che vi fa i complimenti, io credo sì, che questo accadrà proprio perché verrete anche abbastanza pubblicamente
encomiati, elogiati. E credo, non lo so come mai entra in ballo anche questa energia che comunque le carte non mi mostrano, ma la sento chiaramente. Ci sarà più di qualcuno che vi ammirerà. Non sento l'invidia in senso negativo. Penso che più di qualcuno, anche se magari non ve lo dirà direttamente, avrà modo di ammirarvi da lontano o da vicino, in silenzio, e dirà: mamma mia, che pazzesco questa persona, cosa è riuscita a fare, o quanto bene sta, o com'è piacevole stargli vicino. Sento una persona, voglio dire, che poggia con i piedi per terra e si sente a suo agio. Bene, sembra che siete gli unici fino ad ora, manca ancora qualche segno alla fine dello zodiaco, che è in equilibrio totale, perché gli altri comunque sono al centro del ciclone, stanno facendo cambiamenti. Va bene, allora, dopo il segno della Vergine c'è il segno della Bilancia. Bilancia dal 23 di novembre al 22 di dicembre. 23 di novembre. Pare che la luna qui vi dia un consiglio pratico, ovvero vi mette nella posizione energetica di riuscire a percepire e creare dentro voi stessi un consiglio pratico per la vostra situazione. È una situazione che ha a che fare o con la casa in senso fisico, o con la vostra stabilità fisica, quindi la vostra salute, gli equilibri che la vostra famiglia ha. In generale ha a che fare comunque con tutto ciò che possiamo considerare o sostentamento o appoggio, concretezza nella vita. Più di qualcuno avrà bisogno o di ridefinire i confini di influenza con le persone che nel vostro spazio vitale si trovano, o avrà bisogno di addirittura alzare la voce e farsi sentire, farsi notare. Quindi, non lo so, siete in combutta con un partner per affido dei figli, siete alla ricerca di una casa, non riuscite a capire com'è possibile che costa tutto troppo e in realtà vi danno nulla, vi state ammazzando, voglio dire, di insonnia perché non riuscite a capire come andare a cagare quel collega che vi stressa o che allunga le mani, ma state cercando comunque di salvare le apparenze. Bene, arriva saggezza molto chiara. Basta con il mettersi in dubbio, basta con il cercare sempre la via della saggezza a tutti i costi, che poi saggezza non è mai, ma in realtà è voglia di soddisfare tutti quando non è possibile, soprattutto se coinvolti in questa situazione sono persone che non se lo meritano. Per cui un po' più di durezza, ecco, ma questa volta rivolta alla vostra difesa, e i risultati si vedono. Non arriva tutto subito, quello che arriva subito, esatto, infatti mi hai detto pazienza, quello che arriva subito è un nuovo sentire dentro di voi, quindi di conseguenza una nuova predisposizione verso l'esterno e verso voi stessi che comincia a maturare dentro di voi. Questo è il primo passo del successo, e poi nelle prossime lune probabilmente avrete modo di vedere quale forma prenderà la vostra vita in conseguenza a questo nuovo modo di sentire. Sì. Come mai? Ok. Sì, si tratta di potere personale e di giustizia, ragazzi, non si poteva dire meglio. Quindi potrebbe essere anche che magari regolate i conti con qualcuno che aspettavate di sistemare, lo voglio dire così, da tempo. Magari si tratta proprio anche di famiglia di derivazione, quindi genitori, non importa la vostra età, anche fratelli, non importa la dinamica o la vostra età. C'è una sistemazione dei conti qui, direi così, assolutamente, molto bene. Molto bene. Bene, dopo la Bilancia abbiamo il Sagittario. No, che cosa sto dicendo? Abbiamo lo Scorpione. Scorpione.
al 23 di novembre, 22 di dicembre. Scorpione, energia generale. Mamma, quante volte è uscita sta carta del cavaliere di denari, che è in realtà la pazienza. Quindi viene scritta come pazienza. Io la chiamo più costanza. Però insomma si può capire che questi due tipi di energie sono un po' due facce della stessa medaglia. Quindi come mai lo scorpione ha questa energia? Riguarda proprio l'aspetto emotivo. Per alcuni sarà sicuramente l'aspetto romantico, non si può negare, per cui più di qualcuno dirà posso metterci tutta la pazienza, posso essere intuitivo quanto voglio, posso essere dolce, raffinato, però qui le cose non si stanno muovendo e quindi io, sai che c'è, me ne vado, continuo per la mia strada, è l'unica forma di vero sostegno e amore che io possa dimostrare e dare a me stesso, per cui non posso stare qui ad aspettare. Quindi la coppa si rivela essere mezza vuota, però senza troppi pianti lo scorpione riesce a impacchettare tutte le sue proprietà e a salpare verso nuovi lidi. Ed è questo in realtà che porta poi lo scorpione a ricostruire parti di se stesso in maniera, come possiamo dire, più solida, perché non c'è più l'emozione fine a se stessa, come fosse una droga, appunto, ecco che torna il tema della luna in generale, dentro di noi che muove le nostre ragioni, muove le nostre intenzioni, no, le nostre emozioni finalmente si congiungono in un matrimonio perfetto con il nostro intento, con la nostra motivazione, quindi c'è dedizione a quello che per noi è importante, non perché l'emozione, purché io senta emozione è importante, ma perché io voglio provare emozioni intense solo per cose per cui ne vale la pena. Guardate che non è poco, perché lo scorpione è il re delle emozioni intense, ma non troppo esplicite, né con gli altri né con se stesso. Per cui di solito questo diventa un'arma a doppio taglio. Tante volte lo scorpione non riesce proprio a capirsi e cade vittima delle proprie impulsività emotiva, che non è l'impulsività d'azione ma emotiva, quindi molto spesso fa male più a se stesso che agli altri e poi con gli altri risulta essere un pazzo scatenato o qualcuno di troppo aggressivo, no? O non lo so, esaurito, ne ho sentite di ogni. Invece qui lo scorpione dice sì, effettivamente era come se io fossi assuefatto dalla mia stessa intensità emotiva e vivessi la vita lasciando che a scandire i tempi, i ritmi e le decisioni fosse la mia emotività. Invece adesso la mia emotività è il mio tesoro, è sì chi sono, ma è anche quello che voglio e quindi la gestisco io. Quindi trovo motivazione, non è poco ragazzi, non è poco. E a dare una spintarella in questa direzione sarà sicuramente qualche relazione più o meno chiara, più o meno esplicita, magari la relazione ufficiale o magari relazioni con i colleghi di lavoro, quindi magari non ci sarà mai un confronto diretto in quel senso, però l'ambiente vi spingerà a arrivare a questa conclusione, il che è tutto guadagnato. Molto bene. E come dicevo prima, ora è il momento del Sagittario. Sagittario, dal 23 di novembre, Sagittario, 23 di novembre al 22 di dicembre, Sagittario. Sagittario. Come mai Sagittario ci mettiamo tanto? Sagittario dal 23 al 22. Ah, finalmente. Interessante, l'unica.
Molto interessante come cosa. Allora, il Sagittario riflette molto nei suoi rapporti con gli altri. Ci sarà una sorta di liberazione, voglio dire, da una relazione che può essere una relazione affettiva, ma può essere anche una relazione lavorativa o una relazione in senso concettuale, cioè ciò che ci lega a un qualcosa a livello concettuale. C'è una liberazione perché? Perché probabilmente il Sagittario si prende il tempo di, non dico riflettere, ma unirsi al proprio corpo emotivo invece di viverlo come un estraneo, e riuscirà a capire dove il suo essere ben disposto verso gli altri diventa un essere indisposto verso se stesso. Dove l'essere una persona che ama i concetti di una certa importanza, dove la sua idea di perfezione umana sta, rispetto a quello che invece è possibile fare come essere umano, quello che invece è utile fare come essere umano. È come se il Sagittario si rendesse conto che praticamente ha travisato tanto il concetto di amicizia e di rapporto interpersonale, quanto quello di chi sono io come individuo rispetto alle persone che per me sono importanti o con cui ho piacere di intrattenermi. Allora, quando noi ci intratteniamo con gli altri, con intrattenere intendo semplicemente ci parliamo, non siamo magari amici del cuore, ma insomma sentiamo queste persone, le vediamo, le confrontiamo su cose importanti, cose di questo tipo. Bene, quando lo facciamo c'è sempre una parte di noi che giustamente ci si dedica ed è investita in questo, altrimenti non avremmo ragione per farlo. E molto spesso probabilmente il Sagittario si è predisposto a queste persone con generosità, con voglia di avere uno scambio equo, però anche se il Sagittario lo sa e sembra che se ne sia sempre fregato, non tutte le persone sono sulla stessa lunghezza d'onda nostra. E spesso il nostro essere ben disposti ad aiutare o ad avere un buon consiglio o a essere comprensivi può indurre delle persone non solo ad approfittare di noi, ma a sentirsi addirittura oppresse o, come possiamo dire, sfidate, insultate, e non dico in senso diretto, ma nel profondo. Ricordatevi che meno lavoriamo su noi stessi e più pensiamo che quello che ci capita sia personale, cioè sia un qualcosa che qualcuno ci ha voluto, che qualcuno ci ha fatto, sia un qualcosa che comunica riguardo a chi siamo noi. Per esempio, se io penso di essere brutta e passando per strada un viandante, guardando una foto su internet, esclama un metro da noi che brutta, io penserò che quella persona stia parlando di me. E così accade quando noi, in senso più ampio, creiamo rapporti con le persone. Quindi il Sagittario ha sempre intrattenuto, beh, chi sta guardando questa lettura ci si riconosce del Sagittario, ha di solito preferibilmente intrattenuto rapporti con le persone con generosità e comprensione, perché in realtà dentro di sé sperava che una parte di sé fosse riconosciuta dall'altro, fosse validata dall'altro, e probabilmente interpretava le risposte quindi dell'altro come un qualcosa che andava a determinare se quello che il Sagittario sentiva, voleva, desiderava, esponeva, era vero, era utile, era legittimo, diciamo. E quindi questo ha sempre legato il Sagittario che sta guardando questa lettura e ci si riconosce, lo ha sempre legato a rapporti magari non troppo chiari o a situazioni di vita non completamente vantaggiose per il Sagittario in questione. Con questa luna il Sagittario riconosce questa cosa e dice: io non sono stato generoso, non sono stato buono e comprensivo, sono stato un fesso, ok? Perché ho fatto questa cosa convinta che la motivazione fosse X e invece era Y. E quindi magari appare un senso di vergogna, no? Bene,
vivete pure questa vergogna, ma poi fatevi un tè caldo e lasciate che se ne vada, perché voglio dire, siamo qui per imparare. Quindi è una grossa scoperta per il Sagittario ed è una grossa liberazione, perché da una parte lo libera concettualmente, ma dall'altra lo libera anche fisicamente. Cioè non spreca più il suo tempo con persone di un certo tipo, che magari sono anche persone ottime, però non c'entrano nulla con le vere ragioni del perché il Sagittario si intrattiene con questo tipo di persone. Ok? Quindi non hanno ragione effettivamente di stare più al centro dell'energia del Sagittario. Bene, ho partorito questa cosa che sembrava non riuscire a enunciare in maniera abbastanza chiara, penso di avercela fatta. Vado avanti. Dopo il Sagittario abbiamo il Capricorno. Capricorno da novembre 2022-23 fino a dicembre 2022. Allora, Capricorno. Cosa capita al Capricorno? Allora, la prima cosa che mi viene da dire è: il Capricorno scopre che oltre al rigore, alle regole e alla norma, quindi il lavoro, le strutture sociali, ci sono anche le emozioni, non quelle degli altri, ma le proprie, ed è comunque un passo in avanti. Dico questo perché? Perché nella natura del Capricorno è molto spesso normale concepire, come posso dire, qualunque esperienza viva in maniera schematica. Cioè interiormente il Capricorno cerca sempre di rapportare ciò che vive a qualcosa che o ha già vissuto o che comunque ha una regolarità o è regolamentabile, per cui c'è sempre un'ambivalenza nel Capricorno. Magari a volte sembra essere particolarmente aperto di mente e poi in realtà ci accorgiamo che, o meglio, quelli che ci vivono attorno si accorgono che però su certe cose proprio non riesce a connettere la parte emotiva. Ed ecco che anche al Capricorno tocca un salto di qualità con questa luna e lo porta a scoprire il valore delle proprie emozioni. Cioè non c'è stabilità e maturità, non c'è saggezza, non c'è struttura che funzioni se alla base non ci sono le emozioni. E questo lo scopre probabilmente perché gli si mette davanti l'occasione giusta per scoprire il proprio cuore. Ora ovviamente non sto dicendo che i Capricorno sono senza cuore, mi raccomando, ma che c'è uno spessore, una dimensione che non avevano considerato dell'esperienza del cuore. Qualcuno potrebbe avere un figlio che nasce, per esempio. Qualcuno potrebbe avere una nuova fase d'amore o di innamoramento. Qualcuno potrebbe scoprire una nuova passione. E lavorare su queste cose, ovvero accogliere pienamente queste emozioni, dà un nuovo senso alla maturità del Capricorno, che subito integra questa nuova nozione con una struttura più funzionante. Quindi vedete che è la sua natura cercare di fare questo, cercare di dare struttura, e lo fa secondo, voglio dire, quello che in questa luna diventa innegabile, direi. Vorrei un indizio in più, se mi è concesso, perché vedo che comunque viene tenuto abbastanza nascosto di volontà. Questo accadrà, mi viene detto, proprio quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare e si potesse solamente accettare come di solito andava. Sì, occasioni felici, ha a che fare con la famiglia, potrebbe essere un nuovo acquisto di una casa, un nuovo figlio, come dicevo, una nuova relazione, un matrimonio. Bene, molto bene, molto bene. E quindi ora possiamo concludere andando a vedere l'acquario. Ah no, poi c'è anche il pesci. Non so come mai sto cercando di togliere segni da questo oroscopo. Allora, abbiamo l'acquario 23 di novembre. L'acquario 23 di novembre fino al 22 di dicembre. E l'una che comincia il 23 di novembre, acquario.
Allora, succede qualcosa. Qualcosa che potrebbe essere inaspettato o non completamente prevenibile o prevedibile, e quindi l'acquario ha un momento di, non dico di sconforto, ma insomma di disagio, in cui veramente si chiede: ma tutta la costanza che ho avuto, tutto questo mio tentativo di tenere insieme i pezzi fino ad adesso, tutto questo mio affaccendarmi a cercare di far funzionare le cose, di dare loro struttura, dove va a finire? Le mie fondamenta qui resistono o no? Allora, prima di tutto, certe fondamenta, se cadono a terra, a pezzi, come volete dire, è perché insomma un motivo c'è. O la struttura non era solida, o ha passato il suo tempo, o non ha avuto la cura necessaria. Quindi, qualunque sia la ragione, osservate bene ciò che accade e casomai create i giusti aggiustamenti. Resistere a un qualcosa che sta accadendo sul proprio fondamento, sotto il proprio peso, non è saggio e non è neanche utile. Quindi siete alla ricerca di armonia nonostante tutto. Dico nonostante tutto perché comunque la motivazione qui dell'acquario rimane molto alta. C'è comunque una voglia proprio di trovare la soluzione, e vi posso dire che la soluzione non la trovate sul piano mentale, ma la troviate sul piano emotivo. Prima di tutto datevi comprensione e sostegno. Mi pare di sentire già qualche acquario che fa: ah, non so se sono pronto a fare quello. Però vi assicuro che se sta accadendo ora è perché siete pronti, perché energeticamente ci sono una serie di situazioni che permettono questo. E la luna vi sta dando tutto quello che può, per far sì che non vi ritroviate più poi nella solita minestra dove gira e rigira, sempre quelli sono gli elementi che mi ritrovo davanti. Per cui io ho l'impressione che qui ci sia un mix di lavoro e relazioni che vi danno la sensazione, forse un po' opprimente, forse un po' paranoica, che in generale la vostra vita non stia funzionando, che comunque da qualche parte strida, ci sia frizione, magari non sapete neanche individuare bene dove, però diventa così forte come sensazione che non si può più negare. E questo potrebbe essere quella che dicevo essere la caduta delle fondamenta, no? Perché magari fino adesso avete tenuto duro o avete usato metodi di supporto a voi stessi che più o meno hanno funzionicchiato, adesso non funzionano più. Per cui potrebbe essere che qualcuno ha bisogno di andare in terapia, potrebbe essere che qualcuno ha bisogno di cambiare ambiente, potrebbe essere che qualcuno ha bisogno di cambiare persona amata. Non so esattamente cosa accade, non mi viene dato troppo un indizio nello specifico, però pare che ci siano più cose e che siano abbastanza pressanti nella loro materialità. Quindi cosa fare? Ripeto, non attaccarsi come una cozza allo scoglio in secca. Questa è l'unica cosa da fare, tutto il resto, ricordate voi stessi, è comprensione e crescita. Lo so che a volte fa proprio schifo, però avviene così, ok? Quindi accettate, non vuol dire essere passivi, ma accettate che le cose avvengano in maniere forse poco carine. E infine abbiamo i pesci. Pesci dal 23 di novembre al 22 di dicembre. Pesci dal 23 di novembre al 22 di dicembre. Finalmente. Come mai c'è tutto questo incasinamento? Ok, ho capito. Allora, delusione di partenza, perché un progetto che si sperava di realizzare non funziona, e io credo che abbiate provato in più maniere a farlo funzionare, però fino adesso niente. Quindi fino ad adesso la sensazione che le opportunità vadano a sfumare, che il tempo passi, che non ci sia veramente scelta nella vita, che non abbiate via d'uscita dalla situazione che state vivendo. Quindi che si tratti di lavoro, amore, relazioni, salute, purtroppo la vivete male, perché effettivamente è un qualcosa che vi preme, ma che non dipende da voi,
cambiare, almeno questa è la deduzione che avete fatto dopo 1000 tentativi, per cui inizialmente sembra che tutto sia piatto, che nulla cambi o che magari ci sia, insomma, l'opportunità di mollare tutto e, non lo so, andare a vendere noci di cocco a Panama. Però quello che accade è invece un momento di forte chiarezza. Chiarezza che comunque non è solo mentale, viene dal riuscire a capire quello che si sente interiormente. Io lo dico sempre, anche nei percorsi di affiancamento che faccio con le persone che seguo. Non è possibile sapere quello che vuoi e quello che devi fare per te stesso se non sai prima come ti senti riguardo qualcosa. È il mentale che si mette in pari sull'emotivo, non viceversa. Quindi, tutte quelle oppressioni emotive che hai cercato come pesci di affrontare fino ad ora facendo spallucce o non dando troppo peso o nascondendo sotto il materasso stanno per tornare alla ribalta e questa volta ti mostreranno dov'è il conflitto, che non è solo un conflitto mentale, è un conflitto proprio di concetto. Quindi se sei alla ricerca della felicità e della soddisfazione totale e piena, hai l'occasione di dartela permettendo a te stesso di trovare non solo una soluzione alternativa, ma di concepire che ci possa essere una soluzione alternativa. Non è una questione solo del fatto che fino ad ora sei stato testardo, non è quello. È che fino ad ora hai creduto che il tempo, tentativo dopo tentativo, non sia mai passato e che tu non abbia avuto modo di attingere della tua saggezza interiore. Cioè, hai creduto che ogni esperienza fosse fine a se stessa, mentre ogni esperienza era un piccolo piolo sulla scala che ora ti porta al di sopra del livello dei comuni mortali, nel senso che ti fa vedere le cose da una prospettiva un po' più pacata e un po' più innalzata e ti dà modo di capire non solo dove hai sbagliato, cioè perché nella pratica non funzionava, ma qual era il concetto dietro, qual era l'attitudine che non ti dava ciò che desideravi. È come dire, anzi è proprio dire, riuscirai a ottenere quello che vuoi quando riuscirai a fare chi sei. Non so esattamente come si mostra nella propria vita, perché qui mi si parla proprio a livello generale. Però questo ciclo, qualunque sia, che avete vissuto, sta per arrivare al termine, esatto. State finalmente per chiudere un ciclo che continuava a tornare e che aveva a che fare con l'infanzia, quindi probabilmente c'è un tema qui che ritorna e che comincerà a diventare molto chiaro durante questa luna, per cui quello che fino ad ora era incapacità di sentirvi felici perché non ottenevate i risultati, diventerà chiaro che è incapacità di sentirsi felice perché qualcosa probabilmente a livello di primi anni di vita vi ha detto che questo era il vostro destino o vi ha fatto intendere che per agire e ottenere quello che volete si deve arrivarci solo in una certa maniera o addirittura non ci si può mai arrivare. Ok, questo è il concetto, che è abbastanza specifico, ma poi ognuno vivrà a modo suo con i dettagli e le particolarità della propria vita. Ok? Allora, questa era la vostra lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento sul mio canale con la prossima luna o le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!